tempo reale. Tempo reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini. Tempo reale. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con Tempo Reale. Inizia una nuova mattinata insieme, quella del 5 ottobre, giovedì. Simona Mulazzani in giacchetta rossa, ma sotto alla t-shirt come me, perché ancora qua è praticamente estate. Buongiorno. Buongiorno caro Andrea, buongiorno a tutti voi che ci state seguendo. Un saluto e un grazie anche al nostro Matteo Munaretto alla parte tecnica, pronti anche felpa. Questa mattina. E lì sì, lui ha anche la maglietta griffata Icaro, tra l'altro. E siamo qui anche questa mattina per tenervi compagnia. Purtroppo una giornata che sarà così segnata anche da tante cronache, in particolare una che ahi noi ha veramente sconvolto tutta la comunità riminese nella giornata di ieri. Ma se volete rimanere con noi, se volete scriverci, farci segnalazione come spesso fate, 337 511 336, questo è il numero di riferimento, lo vedete per chi ci sta seguendo su uno schermo, quindi in TV anche in sovraimpressione. Lo ripeto per tutti coloro che invece sono solo all'ascolto: 337 511 336. Poi chiaramente anche la nostra pagina Facebook di Tempo Reale. E allora partiamo proprio da lì, da questa tragedia, da questo omicidio, femminicidio, insomma, avvenuto nella notte di martedì, perché nella tarda serata di martedì, ieri a partire dalle 10.30 si sono rincorse tutta una serie di notizie. Prima erano solo ipotesi, poi via via è andata concretizzandosi purtroppo quello che è l'episodio dell'assassinio di Pierina, una donna di 78 anni, che è stata ritrovata senza vita nel vano ascensore che porta verso i garage del complesso in via del Ciclamino, una traversa di via Coriano, sì. Sempre nel riminese, dalla nuora che abita nel medesimo complesso. Un mistero, perché al momento gli inquirenti stanno cercando di approfondire le indagini per capire quello che è accaduto. È stata uccisa con un'arma da taglio, probabilmente un coltello, che non è stato ritrovato. Tra l'altro all'inizio si è subito capito che la morte era una morte violenta, perché ancora prima di specificare nel pomeriggio quale fosse stata l'arma utilizzata, gli inquirenti hanno subito detto che non c'era alcun dubbio sul fatto che si trattasse di un omicidio. Il nostro Lamberto Abbati è stato sul posto per tante ore per seguire l'evolversi della situazione, e nella serata di ieri ha tirato un po' le somme di quello che alla giornata di ieri è di conoscenza, in attesa poi degli ulteriori accertamenti, anche quelli autoptici, che potrebbero dare un'ulteriore mano allo sviluppo delle indagini. Ma partiamo proprio dal servizio. Era riversa a terra, supina, in una pozza di sangue, di fronte all'ascensore del garage. Pierina Paganelli, 78 anni, originaria di Sogliana Rubicone e residente da circa 20 anni nel complesso residenziale di via del Ciclamino 31, una traversa di via Coriano nella prima periferia di Rimini. A trovare il corpo senza vita della donna verso le 8 è stata la nuora, che abita nella stessa palazzina. Immediato l'allarme alla polizia. Sul posto si sono precipitate le volanti, gli uomini della squadra mobile e i colleghi della scientifica arrivati da Bologna. Presente anche il sostituto procuratore Daniele Paci, che coordina le indagini. Da una prima ispezione cadaverica, la 78enne sarebbe stata uccisa nella tarda serata di ieri, di rientro da un gruppo di preghiera con i testimoni di Geova di cui faceva parte. Aveva ferite multiple da arma da taglio al collo e alla schiena, la gonna era strappata. Con sé aveva ancora la borsa con all'interno gli effetti personali, il che porta gli investigatori a escludere che ci sia stato un tentativo di rapina. L'ex marito, col quale aveva mantenuto buoni rapporti, si trova a Monaco di Baviera, in Germania, dove vive e lavora. Era una signora sempre disponibile, che aiutava tutti, dice chi la conosceva bene. Sotto shock i tre figli della donna, Chiara, Giacomo e Giuliano Saponi, quest'ultimo ancora ricoverato nella clinica privata Solet Salus, dopo che lo scorso 7 maggio fu ritrovato in fin di vita, disteso sull'asfalto, vicino alla sua bici, a circa 100 metri dalla sua abitazione. Un incidente dalla dinamica sospetta, dietro al quale non si esclude possa nascondersi un'aggressione, e su cui indaga ancora oggi la procura di Rimini. La zona in cui è avvenuto l'omicidio della signora Paganelli è priva di telecamere e al momento non vi è alcuna traccia dell'arma del delitto, un mistero che si affianca a quanto accaduto ad uno dei figli alcuni mesi fa.
È una vicenda sulla quale sicuramente le indagini proseguiranno, ci saranno sviluppi, l'attenzione anche mediatica resterà alta, perché come sentito si inserisce anche in un quadro che vede interessato anche l'incidente o aggressione, insomma anche qua ancora non sono chiari i contorni, avvenuta al figlio non più tardi dello scorso maggio. Eh sì, proprio così, io ricordo anche come fossero arrivati degli appelli anche da parte della famiglia di questo ha visto qualcosa italiano, si faccia esatto, avanti. Si faccia avanti con la moglie al capezzale, anche perché appunto ha riportato lesioni molto molto gravi, la mamma lo andava a trovare tutti i giorni ed effettivamente difficile dirlo, perché in effetti non ci sono degli elementi, però due situazioni così violente, tra l'altro leggevo anche nei dettagli come lo spiegava Lamberto poi nella sintesi del servizio, non era stato escluso anche nell'incidente del figlio che potesse essere un'aggressione, addirittura i medici avevano ipotizzato potesse essere caduto da un luogo molto alto e quindi aver battuto la testa per questo, oppure anche delle botte inferte da un corpo contundente, quindi anche quella dinamica che inizia anche nei primi giorni dopo l'incidente sembrava più una pirata della strada, lui era in bicicletta, qualcuno l'aveva colpito, non si era fermato e c'era stata una brusca caduta e queste lesioni molto forti anche al capo. In realtà poi nel tempo hanno assunto una dinamica molto diversa e tra l'altro anche seguiti dagli avvocati questa famiglia, anche per cercare di ricostruire e capire che cosa fosse successo. Sicuramente quello che c'è oggi è una famiglia dilaniata, una famiglia che probabilmente non si dà pace per quello che è successo, e soprattutto in questo momento non avere un'idea, o meglio probabilmente forse gli investigatori un'idea ce l'hanno, non l'hanno ancora condivisa. Giusto. Speriamo, perché cioè io spero che ce l'abbiano davvero, perché effettivamente è bene che le indagini facciano il suo corso. Certo è che ci sono tanti aspetti, anche questo modo così cruento, sentivamo tante le coltellate inferte, cioè c'è una violenza. Beh, comunque anche nel... sicuramente un gesto, insomma non dico nulla di nuovo, premeditato, l'uomo donna insomma l'aggressore attendeva Pierina di ritorno appunto da un momento di vissuto preghiera al tempio, dove lei insomma appunto la famiglia, non so se sia solo lei o comunque testimone di Geova, esatto, e quindi aveva fatto un momento di preghiera, quindi diciamo di... che è una persona che sapeva che lei sarebbe tornata, che sarebbe tornata in un determinato orario e sapeva dove abitava, e quindi l'ha attesa armato di oggetto con lama o coltello o quant'altro per aggredirla e ferirla a morte. E già, proprio così. Vedremo oggi quali saranno gli sviluppi. Il nostro Lamberto continuerà a seguire da vicino questa vicenda e poi noi chiaramente vi daremo tutti gli aggiornamenti che arriveranno. Speriamo a breve, perché insomma è importante, almeno questo ci raccontano sempre quando ci sono questi episodi violenti, le prime ore sono fondamentali anche per individuare l'eventuale aggressore. Vedremo come evolverà la situazione, l'auspicio appunto, non abbiamo sentito neanche telecamere ci sono nell'area. No, purtroppo no, non ci sono neanche telecamere che possano dare in qualche modo dare indagini. Una mano, anche perché poi dovevano essere proprio a servizio del palazzo in quel caso, no. Oppure anche nella zona a vedere se ci fossero stati dei mezzi sospetti, dei mezzi solitamente non bazzicavano quell'area. No. Vedremo su cosa si baseranno gli inquirenti, come detto si attende anche l'esame autoptico per capire eventuali altri dettagli che potranno essere d'aiuto. Sì, nel c'è corso anche questo, delle indagini. Diciamo c'è anche questo dettaglio su cui noi abbiamo poi deciso ieri di non insistere particolarmente, perché è ancora troppo tutto nella difficoltà di un'interpretazione di questa gonna strappata, e appunto potrebbe essere dovuta a tante cose, non ultimo il fatto che appunto un attacco con la lama, un tentativo di sfuggire di vedremo fuggire diciamo lama. Che rispetto al corpo, ad abusi nei confronti del corpo, solo l'esame autoptico, non so se poi anche un primo esame possa indicare qualcosa, però diciamo che ieri su questo c'è stato il pieno riserbo da parte degli inquirenti, come è giusto che sia. Prima di passare alla prossima notizia, noi diamo il buongiorno a Gianmaria, ad Angelo che dice: darvi il buongiorno è un piacevole appuntamento anche per noi, e per Davide. Noi a riceverlo e contraccambiare. E diamo il buongiorno anche ad Adanella. Buongiorno a tutti voi. 337-511-336 ci arrivano i saluti di Lella che noi contraccambiamo e lei ci ringrazia già
per averla salutata. Benissimo, vedi, lo sa che la salutiamo. Rimaniamo nell'ambito della cronaca, perché su questo episodio, anche qua se ne parlò tantissimo, stiamo parlando di tutt'altro. Andiamo indietro di un po' di anni. Una vicenda che ebbe una rilevanza mediatica non indifferente all'epoca, e non solo all'interno della provincia di Rimini, perché insomma c'erano delle immagini, tra l'altro, a corredo di questa notizia, che le forze dell'ordine avevano acquisito tramite delle telecamere nascoste. È così, ve lo ricorderete, la maestra che era accusata di maltrattamenti nei confronti dei piccoli di un asilo nido che erano nella sua custodia. Diciamo che è stata una vicenda molto lunga anche a livello giudiziario. Ieri è arrivata la sentenza di primo grado, diciamo che già gli avvocati della donna hanno fatto sapere che faranno ricorso rispetto a queste che sono le decisioni del giudice. Certo è che c'è una pena inferiore, ma c'è anche insomma un pagamento importante di cui dovrà rendere conto nei confronti delle famiglie anche il comune, perché almeno la questo donna era dipendente del comune, e l'asilo in questione era un asilo comunale. Diciamo che poi insomma siamo alla sentenza di primo grado, 7 anni fa. Sentiamo i dettagli. Loredana Paccassoni, maestra 68enne, oggi in pensione, è stata condannata in primo grado dal giudice Elisa Giallombardo a una pena di 2 anni, 8 mesi e 10 giorni per l'accusa di maltrattamenti nei confronti dei bambini delle scuole dove lavorava. Il pubblico ministero Davide Ercolani aveva chiesto una condanna a 4 anni e 3 mesi. È stata anche condannata al risarcimento in solido col comune di Rimini di tutte le parti civili costituite, 16 famiglie. È stata stabilita una provvisionale di 2.500 euro per ciascun bambino, oltre alle spese di costituzione per ciascuna parte civile, intorno ai 4.000 euro. Il comune di Rimini è stato citato in giudizio come datore di lavoro della donna. La Paccassoni fu arrestata nell'aprile 2016. Le telecamere nascoste, installate all'epoca dai carabinieri dopo la segnalazione da parte di una collega nei luoghi di lavoro della donna, maestra di scuola d'infanzia, immortalarono strattonamenti, schiaffi sulle mani, bambini sollevati da terra con la forza, oltre a grida e minacce. Annunciando il ricorso in appello, gli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini, difensori della Paccassoni, prendono atto del ridimensionamento della pena rispetto alla richiesta del PM, ma parlano di sentenza comunque ingiusta e ricordano che, quando il Tribunale del Riesame revocò le misure restrittive per la donna, il pronunciamento riportava come le modalità di relazionarsi coi bambini non fossero mai trascese in condotte violente e che la maestra non fosse mai ricorsa alle percosse per mantenere la disciplina nella classe. Rivedere queste immagini non è bello. Adesso, no, al di là delle vicende giudiziarie, faranno il loro corso, ci saranno da appurare responsabilità, metodi e quant'altro, però quelle comunque sono le immagini, e vedere questi bambini alzati di peso dalle braccia, insomma, non è bello. Penso, io ricordo anche l'impatto, sì, la prima volta che queste immagini arrivarono, e insomma sono immagini che colpiscono. Sì, sono immagini che colpiscono. Speriamo che questi bimbi, oggi tutti preadolescenti, stiano bene, non abbiano avuto dei contraccolpi particolari. Certo è che c'è una sentenza importante che è arrivata, poi vedremo insomma gli altri gradi di giudizio come andranno. Intanto diamo il buongiorno anche a Sabrina. Continuiamo con la cronaca, perché aspetta, ieri, dato che sei ai buongiorno, salutiamo anche Anna Maria e Maurizio. Buongiorno ad entrambi. Diciamo che ieri la cronaca non è mancata, cioè dire veramente no. Abbiamo fatto fatica ad arrivare a chiuderla la giornata. Ma tra l'altro, una volta andati a casa, ne sono arrivati un'altra. Io partirei da questo, certo, prima dell'atto vandalico, non so se volevi andare. E abbiamo anche adesso, apriamo anche la possibilità di mostrarvi la foto per chi ci segue in TV, visto che era chiuso il programmino idoneo. Io intanto vi racconto di questo incidente avvenuto proprio in centro storico, non alle porte, eravamo proprio in centro storico. Siamo attaccati perché, praticamente, al ponte di Tiberio. Esatto, via Bastioni Settentrionali a Rimini. Nella serata di ieri, già buio, un Range Rover ha sbandato sulla destra in via Bastioni Settentrionali, fatto tutto da solo, nel tratto a senso unico che porta al ponte di Tiberio. L'auto ha abbattuto un lampione che ha fatto poi da leva, portando al cappottamento del mezzo.
mezzo. Il giovane alla guida è uscito fortunatamente illeso, una lieve ferita alla mano. Sul posto comunque per sicurezza sono intervenuti anche i sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia locale, e ovviamente quel tratto, anche piuttosto stretto, è rimasto chiuso per tutto il tempo necessario a portare via il mezzo, effettuare i rilievi, prestare soccorso al giovane comunque ferito alla mano. Insomma, diciamo che l'impatto maggiore in questo caso, al di là del mezzo che si è cappottato, ma insomma, per cappottarsi così qualcosa deve essere successo, andava un po' veloce o non so, distrazione, quella è un po' proprio una lingua d'asfalto, poco più. Però l'impatto sul traffico è stato importante, anche se fortunatamente non in un orario di punta, ecco, altrimenti le cose potevano andare anche peggio. Diciamo che poi il posto è effettivamente abbastanza importante, anche perché ricordiamolo che è l'unica strada che va da mare a monte in questo momento, come accesso al centro storico. A meno che non passi dalla statale, fai tutto un giro. No, ma diciamo l'accesso rapido. Ma poi non andiamo adesso a parlare di viabilità. Possiamo andare anche a Riccione o a Sant'Arcangelo volendo, no? Per arrivare in centro storico. Arime, ci sono tante possibilità e tante opportunità. E adesso invece ci spostiamo, lo diceva, lo accennava Andrea, a Sant'Arcangelo. Una notizia anche questa che in sé, insomma, ha dei, cioè, rispetto a quello che abbiamo raccontato, forse perde qua anche. Parliamo di un atto vandalico. Però parliamo di un atto vandalico. Mai bello, che tra eh? L'altro viene anche visto come una sorta di attacco alla comunità, ma in sé in realtà al bene prezioso che la comunità di Sant'Arcangelo, in primis la parrocchia, sta riqualificando e restaurando. Stiamo parlando della Chiesa della Collegiata, tra l'altro di lavori molto importanti alla Chiesa della Collegiata, strutturali, perché se non fossero stati fatti avrebbero reso quell'immobile inutilizzabile, e quindi c'è stato anche uno sforzo importante. Che cosa succede? Lo raccontiamo nel servizio, perché ieri mattina, quando gli operai, le maestranze sono arrivate sul posto per iniziare la loro giornata di lavoro, che cosa hanno scoperto? Lo sentiamo nel servizio. Amara sorpresa per gli operai che stanno lavorando al cantiere per il restauro della Chiesa della Collegiata a Sant'Arcangelo. Quando sono arrivati per iniziare l'attività hanno scoperto che durante la notte qualcuno aveva tranciato, utilizzando probabilmente un arnese professionale, non delle semplici pinze, i cavi elettrici di alimentazione della gru. Un atto vandalico che ha provocato un danno ingente, non solo in termini economici, ma anche per i ritardi che subiranno i lavori di consolidamento, indispensabili e urgenti per preservare un bene che appartiene a tutta la comunità. I parroci dell'unità pastorale Sant'Arcangelo San Vito, Don Giuseppe Bilancioni e Don Davide Arcangeli, hanno subito denunciato l'accaduto alle forze dell'ordine e hanno espresso grande preoccupazione per il disagio arrecato non solo al cantiere, ma anche al clima di lavoro delle maestranze impegnate in un delicato intervento. Questo atto di vandalismo, commentano, rischia di minare la serenità di un'opera che è a servizio di tutta la cittadinanza e fa percepire alla nostra comunità parrocchiale un'ostilità immotivata e inesplicabile. Non possiamo che condannare fermamente questa azione dai connotati intimidatori e che riteniamo gravissima sul piano sia morale che materiale. Ferma condanna per l'accaduto è arrivata anche dall'amministrazione comunale, che ha espresso massima solidarietà alla parrocchia. E qui, insomma, bisognerà capire che cosa è successo, se sarà possibile trovare i colpevoli. Non so se qui telecamere di sicurezza possano intervenire, immagino che nel centro di Sant'Arcangelo ce ne siano diverse, però poi se si agisce nottetempo, e anche qui c'è un po' di premeditazione, perché lo sentivamo, insomma, dalle prime indicazioni sembra che l'oggetto utilizzato per tranciare i cavi, abbiamo visto nelle immagini, sono cavi di una certa dimensione, che lo fai con le forbici da cucina, e quindi forse chi è andato lì non lo ha fatto semplicemente per una schermaglia, ma con un'intenzione ben precisa. Vedremo anche se su questo fronte poi arriveranno delle ulteriori novità. Cambiamo un attimo argomento, perché non so, forse penso l'abbia scritta tu questa notizia, cioè questo problema che riguarda la scuola. La scuola è iniziata da 3 settimane. Guarda, questa notizia a me ha colpito moltissimo. Maestri e professori hanno iniziato a spiegare, però ci arrivano delle segnalazioni sul fatto che ci sono in tanti, in questo caso la segnalazione di un papà di un bambino di quinta elementare, di un ragazzino di quinta elementare, molti però ancora non hanno
I libri di testo, ma non è, guarda, ieri è arrivata questa nota, tra l'altro, che insomma si faceva anche portavoce di altri ragazzini, certo, e di altri bambini della stessa scuola. Noi non abbiamo scritto, ma il papà si è firmato, ci ha detto la scuola, ma insomma ci sembrava che potesse essere qualcosa che al di là del singolo caso potesse essere condiviso, perché in effetti anche a me sono arrivate diverse segnalazioni di bambini e famiglie o ragazzini che si stanno facendo delle gran fotocopie di libri perché i libri non arrivano, quindi i più fortunati che sono riusciti ad averli vanno avanti, anche perché ricordiamo le scuole elementari i libri insomma sono quelli che prendi con la cedolina, esatto, quindi e però riguardano sia i bambini delle elementari che i ragazzini delle medie, tant'è che il papà, questo signore, ha cercato anche di capire che cosa stesse succedendo, ma le risposte che gli hanno dato insomma non lo hanno convinto troppo, anche perché i libri non stanno arrivando. No, ma leggevo appunto altre segnalazioni, poi a corredo di questa notizia che hai scritto c'è anche Claudia che dice: non è possibile che ad oggi mio figlio di quarta elementare non abbia ancora neanche un libro, visto che ce li passa lo Stato, l'iter deve essere diverso. Esatto, proprio così, diciamo che nella segnalazione che deve faceva essere la scuola papà, che li ordina per tempo. Ma al di là di quello, però, c'è un po' un rimpallo delle responsabilità, almeno guardando quelle che sono, insomma, le verifiche che il papà ha fatto, perché lui ha vedendo che questi libri non arrivavano, passano 3 settimane, giustamente poi le maestre vanno avanti, qui stiamo parlando di elementari, ma e quindi poi chiaramente chiedono ai bambini di utilizzare i libri, chiaramente chiedono ai bambini che non ce li hanno magari di rimediare delle fotocopie, quindi per le famiglie già questo potrebbe diventare disagevole. Che cosa succede? Lui si è informato, ha scritto alla casa editrice, lui ha riportato anche il nome della casa editrice, ma diciamo che sono alcune le case editrici che si occupano dell'editoria scolastica. Questa casa editrice ha detto: risulta che i libri siano nel nostro magazzino centrale, probabilmente c'è un ritardo nella consegna, quindi ha imputato il problema a coloro che si occupano della logistica, quindi proprio del trasferimento dei libri che sono già stati stampati fino in quel caso alla libreria o all'edicola dove comunque sono stati acquistati. Cosa succede poi? Che lui va alla libreria dove aveva ordinato questi libri e la libreria da qualche giorno ha affisso un cartello che riporta che riporta una lettera che i librai, perché dice caro libraio, cara libraia, quindi immaginiamo che siano più i librai che abbiano avuto questo tipo di letterina, dice: ci scusiamo per il disagio, sappiamo che i libri non arrivano, però la colpa non è nostra, è una questione logistica, quindi speriamo a breve di risolvere il problema. In ogni caso è un problema diffuso. Salvatore dice: diciamo che lo scandalo è cambiare ogni anno libri, è una speculazione, ci rimettiamo noi povera gente, ogni anno cambiano, così noi siamo costretti ad acquistare, ma a tutti va bene così. Poi c'è Anna Maria che dice: verissimo, soprattutto matematica, nuova edizione e inglese, e poi ancora 3 settimane dall'inizio e ancora senza professore addirittura di matematica. Ancora peggio il figlio, forse. Questo lo dice Romina. Sonia dice: ogni anno è così, anche se si ordinano a luglio. E poi altri che comunque dicono: lo scorso anno le stesse situazioni di questo, non cambia mai nulla. E quindi diciamo che bene che si facciano anche queste segnalazioni, mi è parso importante comunque condividerla, perché effettivamente erano tante quest'anno le sollecitazioni che ci stavano arrivando. Non penso che il nostro dirlo agevoli l'arrivo dei libri. Cioè dopo, me l'ha detto anche Simona Mulazzani, arrivano qui i libri di scuola, poi noi li diamo a chi telefona per primo. Leggiamo insieme la storia romana, Andrea, cioè quanto ci divertiremo a fare un po' di guarda, storia romana. Oggi ancora non hai detto transeunte, no, l'altro. Ma la storia romana, non so di che cosa vogliamo parlare. Io sono preparatissima sulla storia. Vogliamo parlare delle guerre puniche? No. Delle guerre sannitiche? No. No, peccato, io su Roma. Vuoi i 7 re di Roma? Li so tutti a memoria. I 7 nani? No, quelli sono un po' più in difficoltà. Ma io mi chiedo, ma perché bisogna sempre mostrare la propria Non ho detto cultura? Nulla, ho detto solo che stavamo parlando di libri di scuola. Io so questo, io so l'altro, io sono preparatissima. No, perché qui, la storia romana, le parole là. No, la storia romana è stata prima parte dice, dei miei studi, anche universitari. Guarda, potevi completare la tua frase con "ma resto umile", perché sarebbe stato proprio preciso. Io infatti, so questo, so quest'altro, però resto umile. Esatto, proprio così, infatti. Brava. Ma non ho bisogno di dirlo, perché già si sa. La gente lo capisce che tu sei umile. Ma non è che proprio sapere i 7 re di Roma ti qualifica, secondo me, sinceramente. Ma però sapere che ci sono state le guerre sannitiche. Matteo, tu le guerre sannitiche? Le guerre sannitiche, Matteo, le ha fatte più di una volta, forse anche.
Cioè, sei di una crudeltà. No, perché si fanno alle elementari, alle medie e anche alle superiori. Sì, sicuramente intendevi questo. Certo, perché con quel sorrisino bieco. No, cioè, intendevo proprio questo. E invece voi siete i soliti. Siete i soliti. Andiamo avanti. Io, guarda, voglio volare via. Va, vola, vola. Però dai, volati. Ne sono volati tanti nell'ultimo mese. Ne sono volati tanti. Secondo me, a occhio e croce, andremo a chiudere un anno per l'aeroporto Fellini, che potrebbe portare al secondo, terzo miglior risultato in termini di passeggeri da quando Air Iminum è sbarcata al Fellini ormai quasi 10 anni fa, 9 anni fa, insomma. Nei primi 9 mesi di quest'anno risultati discreti, perché si sono quasi toccate le 250.000 passeggeri che hanno volato da Rimini, con un buon mese di settembre. Adesso ancora in ottobre un po' di voli ci saranno, poi inizia la stagione invernale e vedremo quali saranno invece i numeri che arriveranno da lì. Ma sentiamo il servizio. 45.000 passeggeri nel mese di settembre per l'aeroporto Fellini di Rimini, che così sfiora nei primi 9 mesi dell'anno i 250.000 totali, con una crescita del 37,5% che permette già di superare i numeri ottenuti in tutto il 2022. In crescita anche i movimenti, più 31,5%. Buono il tasso di riempimento dei voli, l'86% di media, col picco del 93,7% nei collegamenti con Kaunas in Lituania, seguita da Varsavia e Cracovia. La parte del leone la fa tra le compagnie Ryanair, col 72,1% del traffico commerciale e una crescita del 36% sullo scorso anno, mentre Wizz Air arriva al 18,9% del traffico, con un più 124% sul 2022. Il traffico estero rappresenta l'81,4% del totale, ma il primo mercato è quello italiano, con Cagliari e Palermo, seguito dall'Albania, Tirana, dall'Ungheria, Budapest e dal Regno Unito, Londra. Ancora penalizzante il confronto col 2019. All'appello mancano infatti quasi 90.000 passeggeri commerciali, meno 27%. In particolare il Fellini in quell'anno aveva potuto contare su 204.000 passeggeri provenienti da quei paesi dell'est che a causa del conflitto in Ucraina non possono più volare in Europa. Gli altri mercati sono invece cresciuti rispetto ad allora dell'83,4%. Per quanto riguarda il futuro, nei mesi della stagione invernale, che scatterà a novembre, il Fellini potrà contare al momento sui collegamenti con Tirana e Cagliari. Da marzo partiranno in anticipo rispetto agli scorsi anni anche quelli con Londra, Budapest e Varsavia, ma potrebbero arrivare anche altre novità. E intanto Gianmaria si offre di andare a prendere i libri scolastici con un fiorino insieme a Matteo Munaretto. Esatto. Lui guida e Gianmaria carica e poi li vanno a distribuire alle scuole. Esatto. Potrebbe essere un ottimo servizio, visto che potrebbe essere colpa della logistica, ma ancora non è chiaro. Però poi Gianmaria ci scrive anche una poesia, perché poesia di Charles Osgood. Sì, citata da Marchionne. Che calza pennello. Ed è: c'era un lavoro importante da fare e ognuno era sicuro che qualcuno lo avrebbe fatto. Ciascuno poteva farlo, ma nessuno lo fece. Qualcuno si arrabbiò perché era il lavoro di ognuno. Ognuno pensò che ciascuno potesse farlo, ma nessuno capì che ognuno l'avrebbe fatto. Finì che ognuno incolpò qualcuno perché nessuno fece ciò che ciascuno avrebbe potuto fare. E non c'è altro da aggiungere, direi. Grazie Gianmaria per questa condivisione. Rimarrei un attimo in zona, perché ieri è arrivato, e lo troviamo anche sul nostro sito newsrimini.it, una segnalazione da un consigliere della Lega, Andrea Pari. Perché dico rimaniamo in zona? Perché siamo comunque a Miramare, siamo a poche centinaia di metri dallo scalo aeroportuale del Fellini, dove continuano tra l'altro i lavori per, io li monitoro quotidianamente. Bravo. Per l'attraversamento pedonale. Invece monitoro pedonale. Quelli dell'area Fox. Che bravo, stanno andando, esatto, vanno veloci, molto quindi veloci. Ognuno c'ha il suo monitoraggio quotidiano. Certo. E ci ha segnalato Andrea Pari, poi lo trovate anche questa mattina sui quotidiani, una situazione effettivamente anche questa abbastanza evidente sotto gli occhi di tutti coloro che passano sulla statale, dell'ex polo logistico di Miramare. Diciamo che siamo nella zona tra l'ex bowling, davanti a Fiabi Lani, dove ci sono il nuovi supermercato Aldi, Tigotà, noi diciamo i nomi, tanto sì, sono tutti i nostri sponsor. Esatto, beh certo, infatti ti sento bello profumato questa mattina. Sì.
se aspettiamo che qualcuno ci paghi per questa trasmissione. Ma noi siamo una trasmissione di informazione, non possiamo essere sponsorizzati, no? No, assolutamente. Non ci possono neanche vestire? Noi siamo puri, noi siamo esseri. Ma se puri. Guardi in TV e sono tutti questa allora, cosa offerta vestiti, da ma sì, ma non nei negozi, nelle trasmissioni di no? informazione. I telegiornali che si fermano per la pubblicità? Ma è diverso. Ah, ma quelli non pagano per essere dentro il telegiornale? Sicuramente sì, ma perché sono una fascia particolare, non perché pubblicizzano il telegiornale. Grazie, se non ci fossi tu. Guarda quanto ci sei sono malizioso. Delle cose che mi sfuggono. Quanto sei malizioso. Va bene, e cosa devo dire? C'è questa struttura abbandonata. Etica professionale, il tuo codice deontologico, quale testo codice? Unico, è quale testo? Va bene. Non mi è arrivato con i libri delle medie e delle elementari. Non l'ho arrivato. Studiato, non l'ho letto. No. Mi giustifico. Andiamo nei dettagli. Dettagli di questa lunga notizia, anche con pochi grassetti, che tu mi chiedi di leggere. Maurizio Ceccarini, non è utile che fai queste incisi così. A Miramare, a monte della statale 16, siamo, come hai detto, nella zona tra il bowling e questo piccolo centro commerciale, c'è questa struttura che ormai è una decina d'anni che risulta non utilizzata. Credo ci fosse la Maru una volta. Sì, di conseguenza parti. Degradato, però si parla di una struttura di dimensioni notevoli, perché sono oltre 1000 metri quadri e tra l'altro che insistono a ridosso di un'area non solo commerciale ma anche residenziale, e all'interno purtroppo, come in tutte le aree che vengono abbandonate a se stesse, topi, rettili e degrado. Questo dice il consigliere della Lega, che prosegue: fino a qualche anno fa l'edificio era casa per molti senza tetto, probabile base anche per piccoli reati. Ad oggi la porta principale è stata chiusa, però gli abitanti della zona sono certi che gli inquilini non manchino comunque nella struttura. Sappiamo sempre questo che il modo per entrare si trova sempre, è una però finestra. Questo magari è appunto un'ipotesi, diciamo. La situazione così come si presenta allo stato attuale non è accettabile per il pubblico decoro e per le conseguenze su tutto il quartiere. E pari comunque queste lamentele, che gli sono arrivate anche dai cittadini, le presenterà in un'interrogazione. Questa sera c'è il consiglio comunale, non so se l'interrogazione sarà già presentata nella serata di oggi oppure nella prossima seduta. In ogni caso quella sarà l'occasione anche per ottenere delle risposte da parte dell'amministrazione e capire se c'è già in mente qualcosa per quell'area e per comunque dare maggiore decoro ad una zona commerciale residenziale. Una segnalazione quanto mai doverosa, quella fatta dal consigliere. È evidente che ha poco margine l'amministrazione comunale, perché su queste può far sì e chiedere e ottenere, anche spesso accade, dai proprietari di avere una situazione decorosa. In tanti altri stabili che sono di proprietà privata, evidentemente lasciati, abbandonati, si prova a creare questo simil decoro. Certo è che sarebbe bello poter vedere nuovi investimenti, però è un'area anche forse complicata. Per effettivamente sono state create due nuove strutture commerciali, allora uno potrebbe pensare adesso che si sta rendendo viva la zona, perché in realtà poi sono diventate tre nel giro di pochi mesi, e forse che anche quell'area possa essere in qualche modo utilizzata sempre allo stesso fine con attività commerciali. Però insomma una segnalazione che arriva e che vi condividiamo molto volentieri. Ieri c'è stato, insomma, nei giorni scorsi c'è stato un appuntamento, ho letto sui quotidiani, dedicato al turismo, dove hanno preso la parola sia gli esponenti delle categorie, quindi Patrizia Rinaldis, Gianni Indino come segretario di Confcommercio, Patrizia Rinaldis la presidente degli albergatori riminesi, ma anche Santinato, che è un esperto di turismo, e poi era presente anche l'amministrazione comunale per voce dell'assessora al demanio e alla pianificazione territoriale Roberta Frisoni. E diciamo che il clima, da quanto si legge sui giornali, si è un po' scaldato, o meglio categorie hanno insomma richiamato l'amministrazione ad alcune responsabilità. Insomma, gli alberghi, si dice gli alberghi, ad esempio Santinato diceva, le attività alberghiere, è vero, devono essere adeguate ad un mercato che ha nuove necessità, però con le attuali normative gli albergatori non si possono accorpare, le strutture più degradate non possono essere trasformate, quindi chiamati in causa l'amministrazione. Indino ha parlato del lungomare, ha detto insomma bene, in centro storico ci sono tante iniziative, però il lungomare
è un lungomare un po' ammezzato perché non ci sono le attività economiche che insistono, infatti anche sulla zona del Parco del Mare, tranne qualche piccolo tratto e i bagnini, non sono tante le attività economiche che vi si affacciano al di là degli alberghi. E diciamo che l'assessore, una volta presa la parola, ha risposto per le rime dicendo che, poi non so se vuoi andare a pescare anche la notizia magari perché io non dica cose inesatte, però dice, richiamando invece i privati alle loro responsabilità, dicendo che l'amministrazione sta facendo il possibile, alcune cose sugli alberghi già si possono fare, ma è necessario che anche i privati facciano la loro parte, e ha chiamato in causa anche il tema aeroportuale dicendo che insomma anche quando si fanno i tavoli con Aeriminum per lo sviluppo dell'aeroporto, sollecitato dagli albergatori, sollecitato dalla Confcommercio e quant'altro, ecco, i privati devono sedersi a quei tavoli e fare la loro parte. Mi sembra che la sintesi sia perfetta, Andrea, perché in effetti è un po' questo, più richiamata da più parti, tirata per la giacchetta da più parti, l'assessore Frisoni ha anche detto, vabbè, non è che possa fare tutto il comune, ognuno deve fare la propria parte anche dal punto di vista imprenditoriale. Noi sicuramente possiamo rendere più belli i luoghi, più vivibili, più piacevoli per le persone, quindi chiaramente anche più visitati, allo stesso tempo poi l'imprenditore ci deve credere che effettivamente quella possa essere un'opportunità. Diciamo che sono state diverse le voci che si sono succedute in questo tavolo di confronto, anche con posizioni molto molto diverse. Poi sul tema degli alberghi, la possibilità di accorpamento, nei giorni scorsi insomma c'è stato anche un dibattito in modo particolare portato avanti dal Corriere, anche su posizioni diverse rispetto a quello che dovrebbe diventare Rimini, perché c'è qualcuno che appunto dice Rimini dovrebbe tendere a diventare una meta luxury, quindi anche riqualificare tantissimo la propria offerta ricettiva. In risposta c'era chi ha detto, ma no, in realtà Rimini ha già quello e ha anche tanto altro, e quindi insomma non è semplice capire effettivamente la direzione. Poi probabilmente al termine di un'estate che non è stata poi così eccelsa dal punto di vista dei numeri, un po' tutte quelle polemiche che erano state sotterrate sotto il tappeto all'inizio della stagione possono tornare nuovamente a prendere corpo e il dibattito a farsi abbastanza incalzante. In questi giorni, tra l'altro, a intervenire per conto del comune sono gli assessori, perché il sindaco, lo abbiamo detto, era impegnato in questo viaggio insieme agli studenti delle scuole superiori ad Auschwitz e negli altri luoghi di sofferenza, un viaggio che lui ha detto non aveva fatto nell'epoca delle scuole superiori, lo ha voluto fare adesso, lo ha voluto fare non da solo, e lo ha spiegato nel suo intervento conclusivo al termine appunto di questo di queste visite, se vogliamo chiamarle così. E sentiamo allora le parole proprio del sindaco rivolto agli studenti. Allora, vorrei partire con un grazie a voi, perché la verità è che senza di voi non sarei venuto qui, perché secondo me questo è un viaggio che si fa solo in gruppo. È difficile affrontarlo da soli o comunque con una famiglia, e la tragedia è talmente grande che non può essere affrontata se non in gruppo. Ecco, quindi grazie, perché è la mia prima volta, come penso anche per tutti voi, e avere visto quello che abbiamo studiato sui libri di storia. Prima lo diceva Laura, io sono fatto il liceo Serpieri, poi mi sono laureato in scienze politiche, indirizzo storico, quindi ho passato anni a studiare la storia, ma per quanto la si possa studiare non rende mai la dimensione della tragedia finché non si viene in questi posti. Ecco, qua dietro c'è il luogo dove sono stati uccisi, gassati migliaia di persone innocenti, e come dire, il progetto di educazione alla memoria che il comune ha in piedi dal 1964, prima città in Italia, io credo, e non ho alcun merito perché all'epoca non ero neppure nato, ma erano passati appena 18 anni o poco meno, 17, sbagli i conti, comunque meno di 20 anni dalla fine di questa tragedia. Ecco, quelli sono stati amministratori lungimiranti. Il prossimo anno sarà il 60 anni
di educazione alla memoria, e credo che noi abbiamo il dovere di andare avanti con questo progetto, che dà la possibilità a noi, ha dato la possibilità a tanti altri riminesi, e la darà ai prossimi, di poter vedere coi propri occhi che cosa è stato capace di fare l'uomo. Ecco. Prima Michela ha detto una cosa che mi è piaciuta tantissimo, me la sono segnata, no? Mentre visitavamo Auschwitz 1, ha detto: noi non abbiamo nessuna colpa di quello che è successo. Vero, però hai detto: abbiamo il potere di fare in modo che non accada più nulla di tutto questo. Ecco, io credo che il senso del nostro essere presenti qui oggi è proprio fare in modo che non accada mai più una cosa del genere. E guardate, sembra tutto così distante, lontano, ma dobbiamo fare in modo che certe tendenze non abbiano mai il sopravvento nella nostra società. Quando ieri, no, apre il giornale sul telefonino, adesso si può vedere il quotidiano riminese, è stato condannato il cameriere di un ristorante a Rimini, che ha servito un piatto ad una famiglia di colore, si è voltato verso la bottiglia di Mussolini, c'era una bottiglia di vino con l'effigie di Mussolini, ha alzato il braccio e ha chiesto: scusami Mussolini per questo che sto facendo, cioè per servire una famiglia di colore. Ecco, è uno stupido, una netta minoranza, ma dobbiamo fare in modo che rimangano sempre delle minoranze insignificanti che dobbiamo combattere. Sta a noi. Grazie davvero ancora per essere stati i miei compagni di viaggio. E questi erano poi i ringraziamenti finali nel discorso del sindaco, che insieme agli studenti ha deciso di recarsi in visita nei luoghi dello sterminio di tante persone. 48 i ragazzi che hanno fatto questo viaggio, scelti tra oltre 200 che hanno partecipato alle iniziative proprio che durante l'anno, il percorso di educazione alla memoria, perché Laura Fontana, che spesso sentiamo su questi temi, ci dice anche che c'è un percorso di preparazione, altrimenti ci si ferma solo all'aspetto emotivo di quello che accade, di quello che vedi, e invece probabilmente hai bisogno di altro, di arrivare preparato, dallo studio e anche con una consapevolezza che ti aiuta poi a visitare quei luoghi. Certo è che ne esci, almeno sono molto d'accordo con quello che diceva Sade Golvade, che sono luoghi che fai fatica a visitare se non in compagnia, sicuramente non lo fai in un contesto di viaggio, non so, di divertimento, hai bisogno di immergerti e sentire che sarai molto più pesante quando uscirai da lì, quindi poter uscire con altri ragazzi che con te fanno questo tipo di esperienza credo che sia di grande aiuto. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo di una iniziativa che parte proprio questa sera in Cineteca a Rimini, e parliamo di due grandi artisti, attore, regista, Macario e Fellini. Lo vedi come sei? Due figure importantissime del mondo artistico italiano e non solo, che si sono in qualche modo incrociate anche più di quanto poi la gente sappia realmente. Proprio così, e sicuramente questi appuntamenti ci aiuteranno tantissimo, però la cosa che io, ad esempio, io adoravo Macario, ho visto praticamente tutti i film insieme a mio nonno, che mi ha fatto davvero una cultura, per cui quando ho letto di questa cosa ho detto: che meraviglia. Non sapevo invece del rapporto con Fellini, e tutto sarà possibile da capire grazie al figlio di Macario, Mauro, che presenterà poi anche tutte le pellicole che saranno proiettate in Cineteca. Noi siamo molto felici perché abbiamo saputo che è diventato praticamente un riminese d'adozione. Abbiamo in diretta con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno, sono Mauro. Mauro, che meravigliosa questa voce, buongiorno. Allora Mauro, questa incursione nel mondo felliniano con il ricordo e con, non so se il ricordo più artistico e anche personale di suo padre, Mauro. Beh, entrambe le cose. Innanzitutto sono due artisti che si sono incontrati di un identico terreno empatico, che è quello del mondo surreale e onirico, perché noi abbiamo visto
che tutti i comici del cinema italiano traggono ispirazione dalla quotidianità realistica, con i temi della fame, della miseria, della truffa, del sesso, sono dei terragni. Mentre Macario, lo dico come differenza, non come merito rispetto ad altri, Macario ha un esprit meno italico e più francese, è un Pierrot Lunaire, è una figura, una maschera teatrale molto legata al surrealismo, al mondo dei sogni, è molto funambolico, viene dal teatro dell'assurdo, e quindi si sono amalgamati, anche se in quel periodo, primi anni 40, Fellini era appena un ragazzo di 19-20 anni, però era andato via da Rimini da pochissimo ed era subito entrato nella redazione di quel giornale umoristico famoso che è stato il Marco Aurelio, che annoverava persone come Ettore Scola, Monicelli, Steno, Zavattini, Flaiano, chi più ne ha più giusto ne per fare proprio qualche nome sconosciuto praticamente, sì, ma erano tutti lì praticamente, erano tutti lì. E allora Fellini, che evidentemente il ponte di congiunzione fra Rimini e la redazione del Marco Aurelio, è stato l'attività che questo ragazzo qui aveva di vignettista e di caricaturista, e quindi questo è stato il ponte di comunicazione, credo. E poi naturalmente Fellini si è innamorato del teatro di rivista, del grande teatro di rivista, e anche del povero teatro davanti spettacolo, che è un po' il cugino povero, e quindi di sera andava in questi teatri di Roma a conoscere i comici e i comichetti, a dare loro anche battute per poter incrementare la sua sussistenza. E quando gli sceneggiatori del film del 39, Imputato alzatevi, hanno dovuto completare il cast creativo del film, gli sceneggiatori erano Marcello Marchesi, Vittorio Metz e il regista Battoli. Beh, hanno chiesto al giovane Fellini, visto che veniva dal mondo visivo e visionario del disegno, cioè non delle parole, gli hanno chiesto non di essere un battutista, un autore della parte letteraria, ma di continuare quella sua idea visiva, personale, della sua arte nascente, e quindi gli hanno conferito l'incarico di gagman, cioè di autore non delle battute ma di quelle azioni visive tipiche del cinema comico muto da scrivere per questo film di Macario. Tra l'altro non accreditato, perché insomma si è scoperto in seguito questo ruolo. Sì, non è accreditato per delle ragioni molto normali. Prima perché avevo lavori in nero che faceva. Non abbiamo scoperto nulla, insomma, quindi. Non abbiamo scoperto nulla. E poi c'è anche da dire questo: io che conosco bene il mondo del cinema, a un ragazzo di 19 anni che arriva a Roma e ha il suo battesimo nel mondo del cinema, ma nessun sceneggiatore ufficiale di un film lo fa entrare subito nei titoli di testa. È una cosa che non esiste, perché era in una fase di praticantato. No, la famosa gavetta, e deve essere, poi quel tempo era lunghissima la gavetta, quindi. Sì, ma capita anche a un giovane avvocato di oggi che cura una causa da Ghostwriter. Sì, Mauro, posso chiederle una cosa? Ma lei raccontava di questo, anche di come entrò Fellini, che ci fu questo contatto, no? Anche l'inventarsi la parte più forse suggestiva anche di questi film, cioè non so, i moti del viso, le varie espressioni. Suo papà aveva una espressività unica, non so se poi geneticamente gliel'abbia passata.
ma le chiedo, era una cosa naturale quei visi che faceva, quegli occhi che si spalancavano, quelle espressioni buffe, erano sue di natura oppure le lavorava, cioè si metteva, non lo so, magari se lo ricorda bambino fare alcune cose, oppure era così naturale, era proprio un dono di natura? Ma l'espressività usata per il lavoro artistico è una cosa, e l'espressività nella vita privata è un'altra. Certo. Papà nella vita privata era la persona più seria, più normale e anche più silenziosa al mondo. Ma sai che cosa? Infatti mi chiedevo, ma come si fa a essere sgridate da un... Noi stiamo guardando delle fotografie di scena di Macario, e allora uno pensa, no? Noi stiamo parlando con il figlio che ha avuto anche appunto questo rapporto più personale, perché se uno vede questo dice, no, ma uno, cioè, come si fa a essere sgridati da un papà così? Invece era una persona molto rigorosa, da quello che ci dice. Sì, molto serio, molto rigoroso. Infatti che come lui entrava in scena, travalicava questa frontiera ideale fra la quinta e il palcoscenico, lì avveniva una metamorfosi istintiva, che è quella dell'artista, e che nel caso di mio padre credo fosse proprio anche un suo alter ego, perché era talmente... nella sua maschera così candida, naif, infantile anche, era al contrario di quello che era lui nella vita. Quindi ci doveva essere un altro Macario dentro di lui. C'era uno switch, ce n'erano due, almeno due, forse anche più di due, Mauro. Due. Almeno due, ma sì, forse anche di più. Almeno due. Credo che ci fosse quel fanciullo che aveva vissuto in effetti un'infanzia pesante, attraversata da fatiche sia morali che fisiche. Quindi forse lui aveva recuperato quell'infantilismo, quell'essere naif in età avanzata tramite questa metamorfosi, ma naturalmente sono pensieri un po' contorti da parte mia. No, vabbè, perché mio padre era un uomo molto semplice, era un uomo bello, molto semplice. Mauro, tra l'altro le cose con il primo film, quello che sarà poi proiettato stasera, Imputato Alzatevi, sono andate bene, tanto che poi questo ruolo di Fellini nei film di suo padre ritornò anche per altre due pellicole, forse anche qualcuna in più. No, almeno per cinque, perché questa sera è Imputato Alzatevi, poi lui è stato presente nel Pirata Sono Io, Lo Vedi Come Sei e Non Me Lo Dire, tutti i film di Mario Mattoli. Ma ad una cena con Fellini e la Masina, a mio fratello il maestro gli disse che aveva messo le mani anche al film Il Monello della Strada del 49, con la regia di Carlo Borghesio. E in questo momento, in questi giorni, mio fratello è sulle tracce di un'altra sua presenza nel film Il Fanciullo del West di Giorgio Ferroni, che non so se è del 42 o 40, credo del 43, Il Fanciullo dell'West. E quindi dovrebbero essere sei in tutti i film, ma diciamo che storicamente riconosciuti fino ad oggi sono quattro, però c'è la voce di Fellini sul quinto, che è Il Monello della Strada. Sono rimasti contatto, Mauro, Fellini con suo padre, cioè nell'ambiente comunque artistico? Chiaramente Macario di questi film era già all'apice della sua carriera, all'apice del successo. Fellini stava invece iniziando, poi è diventato un grande regista conclamato, sì, in Italia e all'estero negli anni successivi. Però comunque devo dire che Imputato Alzatevi è storicamente codificato come il primo film comico italiano dell'epoca del sonoro ed ebbe uno strepitoso successo, quindi bisogna dire che la presenza di quel ragazzo che era Fellini è stata probabilmente determinante, perché alle volte si ride più facilmente con un'azione che accade che con una battuta che si ascolta. Ma poi sicuramente, perché era quel periodo di passaggio, cioè anche chi andava al cinema prima era abituato al muto, e quindi, e forse anzi coglieva quasi di più. Oggi a noi sembra stranissimo, noi oggi siamo in un mondo pieno di parole, sì, anche di immagini, ma anche di tante parole, e quello che dice troppe, è molto interessante. Mauro, ma le carriere di Fellini e di Macario poi si sono sfiorate nuovamente nel corso degli anni, senza però poi andare a compimento?
Dunque, intanto voglio dire che Fellini ha usato poco la comicità tradizionale del cinema muto e si è appoggiato di più come sua ispirazione naturale all'umorismo surreale dei fratelli Marx, di Gruccio e di Arpa. I fratelli Marx erano in avanti come umorismo, veramente antesignani di un Mel Brooks, per dire. Ecco, quello che mi ha chiesto se si sono rincontrati, se si sono rincontrati. Ecco, dunque, papà attendeva in effetti il grande incontro per il film I Clown, e che non è avvenuto. Ed è quasi inspiegabile, perché entrambi amavano il mondo del circo e il mondo dei clown. Papà non è mai riuscito a fare un personaggio del clown in tutta la sua vita, e in quel film sarebbe stato per lui un sogno così lungamente atteso, e stranamente non è avvenuto. Però c'è un altro segnale, che quando Fellini ha annunciato la realizzazione, ahimè mai compiuta, del film mitico Il viaggio di Jim Astorna, film mitico che non è mai stato fatto, questo è straordinario. Quando ha annunciato Il viaggio di Jim Astorna, ha detto che oltre Mastroianni gli altri interpreti sarebbero stati Macario, Totò, De Sica e Mina. Beh, quindi, un bel cast, decisamente. Un bel cast. Quello è stato un sogno per tutti, per Fellini e per gli attori che non l'hanno fatto, ma si sa, ma a volte aspetta, i sogni muoiono all'alba. Ma Mauro, è un piacere grandissimo ascoltarla, perché ci sta raccontando dei pezzi di storia del cinema italiano, ma non solo, che sono spettacolari. Solo un accenno, perché a questo punto noi invitiamo tutti a venire a questi appuntamenti che appunto partono questa sera in Cineteca Comunale. Vabbè, giovedì consecutivi. Questa occasione, quindi noi speriamo, anche solo attraverso la sua voce, attraverso queste prime cose che ci ha raccontato, grazie, di aver incuriosito i nostri ascoltatori, che possano riempire la sala della Cineteca. Mauro, è stato un vero piacere. Grazie. Ricordiamo le date, certo. 5, 12 e 19 ottobre. E l'ora? Grazie. Le 21. Alle 21. Alle 21, ingresso libero. Ecco, anche questo è un valore aggiunto. Mauro, grazie di cuore per essere stato con noi, e buona giornata. Grazie. Grazie, grazie a voi. Ne abbiamo imparato un po' bello, di più sul cinema. Sì, assolutamente. Poi Macario per me è una figura veramente geniale, veramente geniale. Vabbè, comunque. Andiamo avanti, abbiamo ancora tante, tante cose da raccontarvi, e abbiamo anche tanti buongiorno da dare, ad esempio quello al nostro Giorgio, che ci manda anche una foto, diciamo, che oggi è in bici qua nel Riminese, perché insomma lui sappiamo che viene dal Rubicone, e lo scatto attraversato riguarda... il Rubicone. Ah beh, qui c'è il Porto Canale. Siamo al faro di Rimini, Porto Canale, quindi siamo in piena zona Marina Centro. Ma, direi che effettivamente sono le giornate da godersi appieno in bicicletta, cioè caldo, sole. Tu ci vai sempre in bici? No, sai che io non sono proprio, vado più a piedi che in bicicletta. O con sfreccio con il mio scooter. Sei venuta a piedi questa mattina? No, sono venuta col mio scooter. Adesso che hai lo scooter nuovo. Ah sì, infatti. Volevo andarla a prendere io, perché poi ho scoperto che i signori ogni tanto ci guardano, invece è andato qualcuno di casa, perché io quel mattino lavoro, quindi li saluto, perché ho detto che ci guardano, e quindi coloro che sono stati i custodi del mio scooter. Se ci guardano te l'hanno fatto pagare di più. devi espiare. Tutte le mie colpe, giusto? Parliamo di credito. Parliamo di credito. Fammi credito. Credito si può fare? Ah no, si può fare, se te lo fanno. Vabbè, te sei direttore, te ti fanno qualsiasi cosa, non è che vedi, salve, sono direttore. Ah, ecco, basta quello. Vado io, chi sei? Io. Allora, te non te lo facciamo. In ogni caso, i dati aggiornati sono quelli del primo semestre 2023 della Banca d'Italia, elaborati dalla Camera di Commercio della Romagna, che evidenziano come ci sia una situazione
complicata e problematica per quanto riguarda in modo particolare il mondo delle imprese, specie quelle di piccole dimensioni, dove si segnano un calo l'accesso al credito del 7,3%, quelle grandi perdono l'1,6%, quindi insomma le piccole fanno più fatica. In modo particolare a faticare sono tre settori: manifatturiero, costruzioni e servizi, sono quelli che in questo momento segnano un pochino più il passo per quanto riguarda l'accessibilità al credito, che continua a crescere anche se di poco, diciamo una stazionarietà, uno stallo per quanto riguarda le famiglie. Si registra un più 0,5% nel primo semestre dell'anno. I dati complessivi dicono che il credito pesa per 8.667 milioni di euro in provincia di Rimini, ed è il 6,3% del credito complessivo erogato in Emilia-Romagna. Il 56,6% di questo va alle imprese, il 39,4% alle famiglie. La buona notizia arriva dal deterioramento, insomma i crediti deteriorati diminuiscono. La brutta notizia arriva dai depositi, perché noi siamo stati abituati per tanto tempo a vedere i depositi bancari aumentare, insomma si diceva che i rimanenti soldi li mettevano in banca, adesso no. Delle furbichine. Purtroppo da dicembre a questa parte, quindi negli ultimi mesi, il segno è diventato un segno meno 6,7% per quanto riguarda i depositi bancari, mentre aumentano gli investimenti, quelli gestiti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio, ma soprattutto, e forse questo riguarda anche l'arrivo di nuovi titoli negli ultimi mesi, quello dei titoli di Stato, che raddoppiano in termini di variazione percentuale, quindi parliamo sicuramente di un dato consistente. E poi aumentano anche le operazioni di finanziamento accolte dal fondo di garanzia, che sono state 608 tra gennaio e giugno di quest'anno, e in modo particolare nel secondo trimestre di quest'anno hanno segnato un più 13,3%. Queste sono le novità. Ti posso portare a raccontare una cosa piccola e bella, però, perché piccola e bella. Piccola e bella, sì. Abbiamo scritto ieri una notizia corredata con due fotografie che racconta di un gruppo di amiche, perché secondo me oggi sono diventate tali, che 70 anni fa andavano insieme in prima elementare e alle scuole Ferrari di Rimini. Loro praticamente, anche una volta finita la scuola, da quello che si intende era una classe esclusivamente femminile, quindi c'è la foto storica e la foto di oggi. Stavo cercando, trovo solo quella di oggi. Non trovi quella storica? No, non mi apre la galleria. Ah, non ti apre la galleria? Vabbè, può... adesso vado a cercare. Comunque, in altro insomma, modo, non dai. Importa. Cioè, tipo, sì, o se no andiamo a recuperare la mail, perché ce le ha tutte e due ed è forse anche più facile vederle. Mi ha incuriosito tantissimo perché queste bambine che sono diventate ragazze, che sono diventate donne, ecco, che sono diventate signore, abbiamo la foto attuale. Si vedono un paio di volte al mese. Si prendono lo spritz, vanno a farsi dei giri, fanno le cene. E qui una cosa particolare, perché hanno voluto riproporre la loro foto di classe delle elementari, tra l'altro con la figlia della maestra che non c'è poi più. Poi vediamo all'elementare, c'era il grembiule nero. C'era la maestra, vedi, che purtroppo non c'è più, ma c'era la figlia della maestra che ha fatto l'appello, e quindi hanno fatto proprio l'appello come se fosse il primo 1953 è la Caspita. Foto iniziale e prima elementare, e qua siamo nel 2023. E allora, sulla scorta di questa immagine, c'è un amico che invece ci ha inviato delle foto che riguardano i 50 anni dopo. Vedi? La foto del primo giorno di quinta elementare, ecco qua, vediamo queste foto, queste due foto che ritraggono sotto, li vediamo adesso. Ma sono giovanissimi, caspita. E sopra li vediamo in quinta elementare, per chi ci segue ovviamente in televisione o sui social. Non sappiamo social. Quale scuola, però, non sappiamo. Non so, adesso magari... tolte queste immagini vado a pescare se c'è, ma no, sono sempre molto belle. Ritrovarsi 50 anni dopo la foto dell'ultimo giorno di quinta elementare, non viene specificata qual è la scuola. Vabbè, comunque fatecelo sapere, perché sono dei ricordi meravigliosi. Avete foto nel cassetto storico? Foto di Paolo. Di Paolo, quindi salutiamo Paolo, che immaginiamo fosse tra le persone, beh, certo. Che sono... No, si sa, cioè magari ce l'ha mandata per qualcun altro, però immaginiamo ci fosse anche lui e forse qualcuno si è riconosciuto. Diamo il buongiorno anche a Sonia intanto. Buongiorno cara Sonia. Allora, noi dobbiamo parlare un po' di noi, perché questa sera c'è un appuntamento importante televisivo, ma possiamo parlare anche un po' del Rimini, perché il caro Rimini va a... Dove va?
va a giocare. È la Coppa Italia, però. Sì, lo so, però due impegni dopo, durante la settimana, non vorrei che si stancassero troppo. Beh, vedrai, ragazzi, che ci sarà un po' di turnover. Comunque, si gioca al Neri, quindi giochiamo in casa, l'avversario è il Gubbio, Coppa Italia, Rimini spera nel riscatto e probabilmente questo un po' è quello anche che si augura il mister, che il nostro Roberto Bonfantini. Dici di sì? Ieri è andato ad ascoltare nel pre-partita. Meno male che giochiamo dopo pochi giorni, e a noi ci serve giocare, ci serve una possibilità per rifarci dopo la partita di domenica, perché giustamente siamo molto amareggiati, molto delusi nei confronti soprattutto della piazza, però le sconfitte possono capitare, dobbiamo lavorare soltanto giorno e notte per evitarle e soprattutto avere, come ti ho detto, questa partita infrasettimanale per noi un bene. Qual è non il problema, se no la disamina dell'avversario, che l'ultima partita ha cambiato 3 volte modulo durante la stessa partita. Non giocheranno molto probabilmente i soliti undicesimi. E il loro allenatore è stato un mio allenatore, ho vinto anche un campionato con lui, quindi a Pisa. So come la pensa, so di che pasta è fatta quella squadra lì, quindi non darà punti di riferimento, pochi punti di riferimento per lavorare per quanto riguarda uomini a modulo, però sappiamo che comunque troveremo una squadra che anche loro hanno voglia di riprendersi quello che hanno perso a Pescara. Io credo comunque che questa è una squadra fatta con determinate caratteristiche e le caratteristiche vanno sfruttate. Dopodiché inutile nascondersi, questa è una squadra che la fase difensiva la deve migliorare. Come? Prendendo meno gol. Cioè, noi dobbiamo prendere meno gol. Ho fatto a caldo l'altro giorno la battuta e possiamo prendere 25 e far punti. È normale che se ne prendiamo 5 gol a partita noi possiamo far 7. Quindi la fase difensiva è migliorata, è normale, cercando di non limitare la nostra fase offensiva, che non è tutto da buttare via. Sicuramente faremo giocare tanti ragazzi che hanno giocato un po' meno, anche perché, come l'ho detto precedentemente, noi abbiamo individualmente gente che è molto competitiva, che si gioca un posto da titolare tutte le domeniche. Quindi sono anch'io molto curioso di vederli, perché aspettano una possibilità, si stanno allenando per avere questa possibilità qui. Quindi sono contento che più di uno domani parta dall'inizio. E queste erano le parole del mister del Rimini, Raimondi. Vedremo se il Rimini già sul campo farà vedere di aver digerito la brutta sconfitta di domenica a Cesena ed essere pronto per ripartire, perché adesso, insomma, oggi la Coppa Italia per il Rimini è atteso da una serie di incontri con squadre accessibili, quindi con squadre con le quali è necessario iniziare a fare punti per schiodarsi un po' da quegli ultimi posti in classifica che fanno un po' preoccupare i tifosi. Esatto, proprio così. Tra l'altro hai sentito il mister, ha detto che invece devono giocare, quindi non è affatto preoccupato dalla fatica. Sei tu che eri preoccupata. Esatto, io li volevo far riposare. Perché te giochi a pallavolo una volta alla settimana, poi hai una settimana di degenza. Esatto, mi serve per recuperare le muscolature. Che non hai. Che non ho, appunto, le devo recuperare. Le devi cercare dove sono, dove le hai nascoste. Esatto, è presente l'atomo che era c'è nessuno, ecco, anche i miei muscoli dicono la stessa cosa. Era la cellula di sodio, non era un atomo, mi sono sbagliata. Vabbè. Allora, dicevamo che vogliamo parlare un po' di noi, lo abbiamo fatto anche settimana scorsa, ai noi c'era anche un problema di linea, anzi non era un problema di linea, eravamo noi che non eravamo ben visibili quella mattina perché c'era un problema di banda. Però la sera è andato tutto bene, è andato tutto bene anche dal punto di vista degli ascolti, per quanto riguarda la trasmissione a tamburo battente, che torna quindi con la seconda puntata questa sera su Icaro TV alle 21:10, 21:20. E a condurla è Daniele Perini, che abbiamo il piacere di avere anche in questo giovedì mattina insieme con noi. Daniele, buongiorno. Buona radio e buona televisione. Che meraviglia, è così non sempre. Non mi sono dimenticato. Bravissimo Daniele, bravissimo. Allora, torni a Fantastico. Tenerci compagnia su Icaro TV, questi sì. Belli appuntamenti del sì. Giovedì. Noi abbiamo avuto già da subito, proprio nella giornata di venerdì, tantissimi messaggi proprio per ringraziarci di questo nuovo bel progetto che arriva in TV. Raccontaci un po', insomma, lo spirito, magari anche a chi sì. La settimana scorsa non è riuscito a sentire bene la nostra intervista. Del programma. Sì. Il programma nasce perché per coinvolgere un gruppo di nonni. Pochi giorni fa c'è stata la festa dei nonni, poi passata la festa, come si dice, no? Il problema della non autosufficienza è un problema enorme.
anche il Santo Padre lo ribadisce tutti i giorni. Tra l'altro mi permetto di fare un appello, nel nuovo codice della strada, purtroppo c'è l'abitudine di parcheggiare negli stalli dei disabili e quindi anche dei nonni non autosufficienti, e hanno aumentato, ed era ora, le multe. Quindi oggi chi parcheggerà in maniera abusiva negli stalli dei disabili, la multa supererà i 1.000 euro. Era ora, io dico era ora, già. Questa è una buona notizia. Tornando ai nonni, per riuscire in qualche modo a valorizzare anche il loro passato, perché fra i nonni ci sono persone che hanno fatto gli impiegati, che hanno fatto diversi lavori, ci siamo creati una redazione formata da nonni. E questa redazione è cresciuta e siamo riusciti oggi a proporre veramente a dei costi, perché la TV ha dei costi molto alti, cercando di abbattere il più possibile i costi, a produrre questo programma che spero sia piacevole, con dei valori, questo è importante, i valori. Daniele, dicevi a basso costo, però in realtà la qualità tecnica di questo programma, la qualità degli ospiti, la tua conduzione è assolutamente a livelli molto alti, perché forse dicevi un gruppo di nonni, ma ai nonni piace fare le cose fatte bene, certo, non per farle. Certo. Sì, poi io devo ringraziare l'Antoniano. L'Antoniano ha creduto in questo progetto, quindi l'Antoniano è la sede storica proprio della RAI. Quando uno parla via Teulada, via Sempione, l'Antoniano, la sede dell'Antoniano di Bologna, e quindi devo ringraziare anche i frati. Tra l'altro ieri era la festa di San Francesco. Esatto, quindi vengono il 2 ottobre i nonni, ieri San Francesco, viene perfetto. Esatto. Quindi devo ringraziare il direttore, devo ringraziare i tecnici, che poi sono gli stessi che lavorano allo Zecchino d'Oro, quindi lavorano in Rai, e quindi i tecnici sono di grande qualità. Esatto. Daniele, esatto. Ma tu come ti sei buttato in questo programma? Cioè, che cosa ti dà questo programma? Sì. Perché io fin da ragazzino andavo a fare gli spettacolini nelle case di riposo. E quindi, perché vedevo questi nonni, allora le case di riposo non avevano l'ascensore, non, un sacco di barriere architettoniche, e quindi io il sabato pomeriggio portavo, che ne so, Nilla Pizzi ma io avevo 12-13 anni. Poi un bel giorno mi chiamò un editore e mi disse: vieni, facciamo questo programma, se vuoi, in diretta. Io non ero mai stato davanti a una telecamera e mi inventai C'era una volta il nonno. E quindi cosa facevamo? In poche parole, abbiamo, fra virgolette, inventato il pre-TG e il post-TG, perché i nonni parlavano dell'argomento del giorno, poi c'era il TG della naturalmente prodotto dai giornalisti della TV, e poi noi commentavamo dopo le notizie del TG. Quindi era un modo per il nonno per informare. Bellissima questa idea, bisognerebbe riproporla subito. Cioè, i nonni che commentano le notizie del TG. Fantastico, c'era una volta il nonno. Esatto. con le notizie che arrivano oggi sarebbe veramente interessante. Sarebbero delle belle discussioni, diciamo così. Daniele, dici. Un po' il trebbo, perché voi lo sapete meglio di me, soprattutto in Romagna c'era l'abitudine davanti al focolare di raccontarsi e di raccontare. E quindi la TV non è altro poi che il focolare, certo. Alla fine è diventato il focolare, quindi, e la TV la guardano in la percentuale più alta i nonni. Assolutamente, noi siamo i primi a testimoniarlo, perché abbiamo tantissimi nonni che ci seguono a tempo reale, quindi anche a loro, esatto, proprio consigliamo di vedere il programma. Mentre tu parli, vediamo, certo, già qualche anticipazione della serata di oggi. L'ultima cosa, Daniele, prima poi di dare l'appuntamento, è proprio questa, sì, cioè, lo dicevi, un, sì, programma leggero dove c'è tanta musica, dove ci sono tanti artisti, dove ci sono delle belle chiacchierate con degli ospiti anche molto famosi, sì, che rivelano magari anche qualche aneddoto della loro sì, vita, della loro carriera, certo, tutto con uno stile che è proprio il tuo e anche quello che hai voluto dare a questa trasmissione, insieme, ricordiamo, agli autori che insomma, certo, sostengono questo progetto, Giorgio da sempre, Antonini, certo, sì, Graziella Lanzetti, Maria Teresa Lanzetti, sì, e la regia di Francesco Dardari, sì, beh, poi lo stesso stile che avete voi, cioè, secondo me, quando si va in TV, lo dicevamo anche lo scorso giovedì, bisogna portare i propri valori, e i nostri valori sono questi, insomma. Ci proviamo. Stasera ci sarà l'assessore regionale Corsini e ci sarà Carone, che è stato il cantante, come voi ben ricorderete, che a Sanremo fu diretto dal grande Lucio Dalla e fu l'ultima apparizione di Lucio Dalla in TV. Quindi ci sarà Carone che si verrà a raccontarsi, perché poi ha avuto un momento molto delicato per quanto riguarda la sua salute.
ma lui racconterà tutto. E quindi Carone è un grande personaggio pugliese, di origine pugliese, un grande cantautore. Belle storie e una oretta da trascorrere in piacevolissima compagnia. Daniele, noi ti ringraziamo per essere stato con noi anche questa mattina. Ricordiamo insieme questa sera 21:10, quindi la prima serata di Caro TV dedicata a Tambur Battente. Daniele, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Ciao. Buon lavoro, grazie. Pier Davide Carone, sai che ad Amici, io dopo Amici avevo acquistato il suo album, mi piaceva tantissimo e se non sbaglio ha anche scritto una canzone che poi ha vinto Sanremo, se non sbaglio. Bisogna sentire con Max Alberici qua, perché non siamo preparati, cioè io non sono preparata, forse magari poi potreste parlarne, faccio cose, vedo gente. Esatto, perché... e l'autore, cioè, nel 2010 ha scritto Per tutte le volte che, interpretata da Valerio Scanu al Festival di Sanremo, ricordo. Non mi ricordo come è andato. Ma pensa, mamma mia, pensa che, a te. È bella questa cosa che verrà, vedremo questa sera in TV. Siamo molto felici di accogliere questo progetto. Siamo alla seconda puntata. Gli ascolti dicono che piace anche a voi, e questo ci rende molto, molto felici, perché per noi sono tutte scommesse. Di noi gli ascolti cosa dicono? Di noi gli ascolti, se noi siamo una fascia mattutina, ce la caviamo sempre così. Ce la caviamo sempre dicendo questa cosa. Siamo una fascia mattutina. Quando ci mettevano il cuore della notte, vuol dire che vanno ancora peggio. Su Rai 1 e su Rai 2, su Canale 5, che cosa va a quest'ora? Ah, non lo so, siamo in onda qui noi. Io si chiede a Matteo Manaretto di fare un po' di zapping. A fargli fare anche zapping. Che uno dice, ma che guarda. Dopo pensa di fare la regia di un altro programma. Guarda le altre TV locali, no? Tu chiedi, però solo per sapere. Insomma. Voi a casa, che cosa guardate? Cioè, quando siete sul 18, di solito guardate il 18, poi vedete noi e dite no. No, giriamo. Cosa c'è dalle altre parti? Esatto, fatecelo sapere che cosa c'è di cioè, perché se c'è la signora in giallo, io prendo le ferie. Nel senso voglio guardare gli episodi. È più da mezzogiorno. Sì, è più da mezzogiorno. E la casa nella prateria. Anche quella, però, è più ora di pranzo, secondo me. Tu dici? La mattina, secondo me, c'è qualche programma in diretta. No, non lo so. Vabbè. Qui solo noi siamo registrati. Non lo so, Andrea. Ci informiamo. Che, diciamo che noi registriamo il pomeriggio prima. Come, no? Dici noi siamo tu, qua. Come dici tu, noi siamo qui, quindi non possiamo sapere cosa c'è dalle altre parti. Però adesso chiediamo. Ma noi saremo veramente qui? Non lo so, sai, con l'intelligenza artificiale potrebbe siamo essere. Siamo veramente noi. Chi è che hanno Tom Hanks, chi era quello che hanno con l'intelligenza artificiale? Quindi possono anche fare noi con l'intelligenza artificiale. No, anche, perché veniamo un po' meglio. È anche più facile. Meno errori. Esatto. Transeunte non lo dice l'intelligenza artificiale. Sì, tu guarda, l'intelligenza artificiale non lo dice. È intelligenza o no? Scusa. Bene, sono le 10:25. Noi siamo arrivati in conclusione. Come anche ieri siamo andati lunghi. Oggi dobbiamo restituire quei minuti che abbiamo rubato a Faccio Cose Vedo Gente. Proprio così. E al pubblico di Faccio Cose Vedo Gente. Quindi noi salutiamo tutti. Con Tempo Reale ci troviamo domani, l'ultimo appuntamento settimanale. Tra pochissimo arrivano Max Alberici e Matteo Munaretto, che resta di fatto lì dov'è. Sì, già, no, non cambia. Si sposta solo un attimo, magari si sgranchisce le gambe. Si alza qualche un attimo, volta ma prendi il caffè. Ma lui alza Pirulan lì, perché però molte volte va in onda correndo. A tutti coloro che ci stanno. Lo porta all'aeroporto direttamente. A tutti coloro che ci stanno seguendo. Che domani, Andrea giustamente ricordato che è venerdì, sì, stanno per partire una serie di stagioni teatrali molto belle sul nostro territorio. Ci hanno invitato? Volendo, ma in realtà sul siamo palco. Noi che invitiamo i nostri ascoltatori, perché inizieremo, e già lo faremo da domani, con il primo teatro che parte con la sua stagione, a regalare biglietti per le stagioni teatrali dei più belli teatri del nostro territorio, più belli spettacoli. Vabbè, perché io sul palco no. Che ho visto un video di gente che non è avvezza quindi, al palco. Quindi domani, se siete interessati, domani in particolare cade. Vi porteremo nel fine settimana al Teatro Asse, ma poi abbiamo il Teatro della Regina, abbiamo la bella stagione di Riccione. Quando abbiamo... Simona dice che vi porta, vuol dire che arriva a casa, vi prende con lo scooter e il sidecar e vi porta se siete in due. Vabbè, ma avevamo detto due. Che restituivamo dei minuti a Faccio Cose Vedo Gente. Se continuiamo così, non restituiamo nulla. Buona giornata a tutti. Ci troviamo domani. A domani. Tempo Reale. L'informazione in diretta della provincia di Rimini.